Allora, credo che possiamo partire. Analizzando un attimo le due immagini che vedete in copertina, la prima sulla sinistra è da molti considerata la prima immagine di una persona con la sindrome di Down. Usando l'espressione propria, il linguaggio lo sapete è importante, spesso vediamo... Una persona con la sindrome di Down, e diciamo, ecco un down, o è addirittura usiamo dire, è un down. No, è una persona con la sindrome di Down. Linguaggio chiarisce le cose, il mondo, ma chiarisce soprattutto noi stessi e le nostre strutture o sovrastrutture ideologiche. La prima immagine viene dal Messico è un'immagine del 500 d.C., è una modesta figurina in terracotta di una cultura che si chiamava Tolteca ed è probabilmente una delle rappresentazioni di più alta qualità, perché la qualità di questa figurina in terracotta è assolutamente straordinaria e oltretutto rende sia alcune caratteristiche del soggetto, ma ne rende e riesce a restituirne importanza, anche se è l'unica immagine che vediamo, la, la centralità di questa figura a cui viene dedicato una specie di ritratto. La seconda immagine, invece, è un'immagine famosa: è il Mantegna, e questa è una Madonna con bambino. Eh, la datazione è incerta, va dagli anni 60 del 400 addirittura agli anni 80. La potete vedere a Bergamo all'Accademia Carrara. È una piccola immagine: eh? 43x31. Questo formato ci dice: e Mantegna ne ha fatte parecchie, una bella sta al Poldi Pezzoli, per esempio, straordinaria. Che è, è un'immagine destinata alla devozione privata. Quindi un piccolo dipinto che è stato eseguito con una particolare tecnica che lo rende estremamente fragile estremamente delicato tecnica che è nominata tempera magra perché non è fatta su legno ma è fatta su una tela di lino che vi dice la delicatezza vedete una madonna dai capelli biondo argentati che regge tra le sue braccia questo bambino avvolto in questo piccolo lenzuolo che gli lascia scoperto una spalla guardate come il bambino abbraccia e con quale tenerezza abbraccia la madre e con quale tenerezza appoggia il suo piccolo viso a quello della madre già dandoci l'idea di una intima unione familiare che richiama certo a dei rimandi mantenga è un pittore estremamente dotto e questa immagine rimanda un po' sia a schemi bizantini, ma soprattutto a Donatello. In, si dice che il Mantegna ha raffigurato spesso soggetti con la sindrome di Down. Addirittura, per qualcuno, uno degli angeli che sta nell'oculo della camera degli sposi avrebbe la fisionomia di un soggetto con la sindrome di Down. Sicuramente anche questo bambino ha alcuni tratti che rimandano a, a questa sindrome. Gesù bambino, eh, la vergine, guardate la vergine, con questa espressione che è misurata tra l'affettuoso e il severo. Indossa una veste di colore rosso che contrasta con questo manto azzurro. No? Pensate, anche qui sono stati usati... Questo lo, poteva fare, lo potevano fare solo pittori importanti che disponevano anche di, di finanziamenti sostanziosi. È fatta di di blu, con queste decorazioni dorate. E se state attenti, guardate attentamente, vedete che eh, il tutto dà dei riflessi cangianti, che la fanno somigliare quasi a un marmo, a un marmo screziato. E eh, godete di come le due figure... Formino una composizione armonica che chiaramente sottolinea ancora di più il rapporto affettuoso che lega la madre al figlio. Vero che i loro sguardi non si incontrano, in particolare quello della Madonna appare pensoso, e ovviamente qualcuno ha scritto e ha detto quasi presago della crocifissione, di quello che l'aspetta. E a questo aspetto, che nella, in questo piccolo quadro ci sia una premonizione della passione, a parte che viene detto insistentemente questo e a volte a sproposito, si può collegare anche il braccialettino rosso che il bambino ha al polso, è rosso corallo, che è uno dei simboli più antichi, i cosiddetti simboli apotropaici. Cioè, che hanno un valore positivo, augurale, rimanda certamente al sangue. Ma il sangue come elemento base della vita. Infatti, veniva indossato eh, fin dall'antichità dai bambini allo scopo di tenerne lontano la morte, in, in stagioni storiche dove la morte infantile era estremamente frequente. Nella pittura cristiana, però quel braccialettino di corallo, la presenza del corallo, è diventata prefigurazione della passione. Possiamo farla questa lettura, ma non deve ingoiare il vero tema figurativo di questa vergine col bambino, che è molto nuovo rispetto a quelle che erano le tradizioni iconografiche del 400. La Madonna e il bambino, se, se guardate, danno l'impressione di essere semplicemente una mamma che tiene il suo bambino tra le braccia. Cioè figure dove le, il pittore sottolinea soprattutto l'umanità della loro figura. Non c'è nessuna idealizzazione, né vediamo dei gesti che possono rimandare a una dimensione sacrale. Siamo come dentro una dimensione domestica. Ora, perché il Mantegna raffigura spesso bambini angelicati, oppure come qua, sotto le spoglie del bambino Gesù, non in una idealizzazione della condizione di un soggetto portatore della sindrome, ma per esaltarne la naturalezza, per dirci che non c'è in atto nessun nessuna esclusione nessun pregiudizio al punto che la figura può diventare addirittura immagine dell'angelo, ma non leggetela, vi ripeto, come un'idealizzazione, o addirittura di Gesù bambino. È molto bello che Mantegna abbia fatto spesso ricorso a questi, a questi modelli, che danno una, funzione, una dimensione ancora più terrena alle sue rappresentazioni. Leggiamo un attimo eh, il passo del Vangelo di Matteo, i due brevissimi passi del Vangelo di Matteo che ho messo in copertina. Beh, era necessario scegliere una beatitudine. Beati gli ultimi si poteva fare. No, ho scelto Beati miti. Guardate che questo non vuol dire che ignoro in questi soggetti ci sono anche momenti di ostinazione, momenti di rabbia, lo vedremo, ma quello che colpisce è la mitezza di queste figure, la mitezza di queste persone. Allora mi sembrava corretto mettere questa beatitudine di, 5, di Matteo 5.5, beati miti perché erediteranno la terra, ma ho voluto aggiungerci anche se può sembrare fuori fuori fase ho voluto aggiungerci un altro passo che è nel, nel brano delle beatitudini in realtà letteralmente eh, i destinatari di questa frase questa frase di Gesù sono gli apostoli ma ho voluto riferirla proprio ai soggetti con la sindrome di Down voi siete il sale della terra ma se il sale perdesse sapore cioè, se non si considera in riferimento a questi soggetti il vostro peso, la vostra qualità, con che cosa lo si potrà rendere salato? Se non ne prendiamo in considerazione il sale, il sapore della loro umanità, a null'altro serve, dice il passo, che a essere gettato via e calpestato dagli uomini come spesso accade no? nei confronti di chi è diverso, di chi non corrisponde ai canoni, peraltro mutevoli in ogni stagione della storia, della cosiddetta normalità o dei cosiddetti normotipi. Vediamo una seconda immagine che più che nelle pagine della storia dell'arte troviamo eh, nei manuali di psichiatria, di medicina. È l'adorazione del bimbo, quindi è di poco successiva a una natività. Spesso viene considerata una natività, ma letteralmente è l'adorazione del, del piccolo nato, l'adorazione di, di Gesù Bambino. È un testo pittorico del 1515, datazione un po' fluida, non si conosce l'autore, è un fiammingo ma il riconoscimento invece della stagione fiamminga è immediato e qui vediamo rappresentati due bambini portatori della sindrome. Uno è l'angelo che sta accanto a Maria e accanto all'angelo che sta al centro, di cui io vi ho dato sulla sinistra l'ingrandimento perché vediate che si tratta letteralmente di un soggetto portatore della nostra sindrome. E poi uno dei pastori, quello che c'è proprio al centro, che sta quasi sulla via di fuga dell'immagine, anche di questo vi ho dato sulla destra l'ingrandimento, qui i tratti eh, di un portatore della sindrome sono meno evidenti che nel bambino, ma ci dicono anche qua della normalità, del normale essere con l'altro di questi bambini senza nessuna esclusione e siamo nel 400 con Mantegna, nel 500 con questo testo, cioè in stagioni in cui non c'era una discriminazione del diverso o del disabile o non era così pesante come lo è stata e spesso lo è ancora nel nostro tempo. Chiudiamo qua questa... Introduzione, poi riprenderemo guardando le inquadrature, eh, come facciamo sempre, eh, le inquadrature del film. Io prima di entrare a commentarvi Daphne, devo fare necessariamente una piccola introduzione sui soggetti, sulle persone portatrici di questa sindrome. E lo faccio attraverso la loro voce perché mi sembra in maniera più corretta. È vero che rispetto a questi soggetti oggi c'è forse è la forma di disabilità, non voglio dirvi più accettata, ma meno inquietante, che spesso ci genera tenerezza e ci genera anche risposte gentili. Un dato di fatto. Vi leggo la, la prima dichiarazione di un soggetto down innamorato che ha una ragazza e dice quando sto con Caterina mi commuovo perché mi fa sentire un re quando mi sento giù di morale allora lei mi abbraccia io delle volte un po piango lei mi dice perché piangi no amore ti prego perché sei così ti sto vicino ti voglio bene Amo cose così, questo è Riccardo che parla in un documentario molto bello di Daniele Segre, e il regista racconta un aneddoto che eh, durante le riprese, ma soprattutto durante questa eh, dichiarazione di Riccardo sulla sua caterina, rivolti al regista, gli hanno detto: adotto. Ma perché noi non ci riusciamo a dire queste cose? Ecco, mi è sembrato, vi riferisco a questo aneddoto perché mi sembra così caratteristico. Una seconda dichiarazione, che è della protagonista di Daphne. Dice Carolina, io mi sento una ragazza normalissima e sono felice della mia vita. Oggi la diversità è più accettata rispetto al passato. Sapete anche la capacità di, di lettura della realtà, di giudizio della realtà. E attraverso il film vorrei spronare le persone disabili ad essere se stesse, a non mollare mai. Io vorrei fermarmi sull'espressione sono felice della mia vita. Perché la mia esperienza con soggetti con questa sindrome... Mi ha fatto arrivare a una conclusione che chiaramente non tutti condividono. Se pensano a quei genitori che tornano in ospedale dopo 15 giorni, è nato loro un bambino così, e dicono: vi siete sbagliati, c'è stato uno scambio di bambini. Non può essere il nostro bambino. Del resto nel film c'è una sequenza molto bella nella quale non c'è Daphne. C'è il papà di Daphne e c'è l'albergatrice, la, la padrona della locanda nella quale loro si sono fermati nel loro viaggio. Sottolineo la parola viaggio rimandandovi al film della volta scorsa. Il papà parla del suo rifiuto e dice: Io non volevo nemmeno vederla. Sono stato tre giorni per i fatti miei. Disperato, si poteva anche darla via c'era questa opportunità ci ho riflettuto dice poi dopo il terzo giorno e sarà un caso questo terzo giorno che rimanda alla resurrezione mia moglie me l'ha fatta vedere dice all'albergatrice all e mi ha detto guardala ascolta ha il nostro odore così dice la mamma alla, al papà che rifiuta la nascita di questa bambina. È come noi, straordinario questo momento, no? E poi dice come la bambina è cresciuta copiando la mamma, perché l'imitazione, e questo ci dice il peso che noi abbiamo quando ci, ci rapportiamo a queste persone, L'imitazione è uno degli elementi attraverso i quali il bambino portatore della sindrome di Down cresce, impara, apprende. Ed è interessante questa battuta del padre che dice: eh, copiava la sua mamma. È cresciuta nel momento in cui ha copiato la sua mamma. Devo dirvi che. Io sono arrivato a quale conclusione? Che il soggetto, la persona portatrice della sindrome di Down, è la creatura al mondo col più basso quoziente di felicità. Cioè, che può essere più felice di chiunque altro. Ha un quoziente di felicità basso. Noi abbiamo quozienti di felicità molto alti, riflettiamo su noi stessi, abbiamo bisogno. Per essere felice eh, ce ne vuole, no? Il bambino, questa sindrome, è felice con nulla, è felice con piccoli gesti che gli vengono rivolti, con piccole azioni, con piccole condotte. Però questa mia affermazione, che è il frutto di tanti incontri, eh, di tanta felicità che sono riuscito a dare loro e di tanta felicità che ho ricevuto ovviamente da loro. Oggi non. La mi, mi sento quasi di mettere in discussione. Guardate che ve lo do come problema. Non... Se penso alle diverse legislazioni, per esempio in Danimarca c'è un progetto che è chiamato che deve avere il suo culmine nel 2030, down free, cioè non nasceranno più bambini con questa sindrome. E per esempio in Italia aumenta del 17% ogni anno il numero di aborti di mamme che hanno, oggi si può, non c'è bisogno di fare meno centesi, esami particolari, c'è un esame del sangue che permette di sapere se questo bambino ha questa sindrome. Questo però cosa ha portato? Ha portato in paesi come la Francia e la Svizzera al 96% delle donne che abortiscono, in Olanda il 92%, in Spagna il 95%, in altri paesi si arriva al 98%, 2021. Allora mi chiedo... Ha ancora valore questa mia frase. Ha un peso, è una domanda che vi rivolgo. Perché se è vero che queste sono le creature che possono essere più felici, non, non feriamo l'umanità nel momento in cui mettiamo in atto questa, questa politica eugenetica e non ci rimanda a altre politiche neo, eugenetiche. Guardate, che io non sono contrario alla vostra lo vedo come espressione di una libera scelta che la legge deve riconoscere. Ma in questo caso specifico la mia frase ha ancora valore o se volete può, ha ancora una considerazione. Io so quanto è autentica, quanto è vera, quanto è profonda. Mi fanno eco tante dichiarazioni di questi bambini o di queste persone. Io sono felice perché sono. Mi diceva un ragazzo con la sindrome, sono felice perché sono. Pensate bene, quanti di noi possono dire sono felice perché sono. Altri in maniera più spiccia dicevano io sono felice perché sì. Un altro diceva io manifesto la mia felicità al massimo che posso. Perché non dovrei farlo? Perché non devo fartelo vedere? E anche se è una citazione lunga, vorrei leggervi una citazione eh, tratta da un libro di Paolo Ruffini, che ha girato anche un bel documentario. Il libro si chiama La sindrome di Hap e ha come sottotitolo La felicità. Ma date bene a questo sottotitolo, la felicità insegnata da persone con la sindrome di Down. Che ovviamente, il rimando è al titolo, la sindrome di App. Down non significa giù. Down è il nome dello scopritore eh, nell'Ottocento, di colui che per la prima volta ha definito e descritto questa sindrome. Vi leggo cosa dice Ruffini. In questo suo bel libro, anche se la citazione è una ventina di righe, quando vado in giro vedo tanta gente musona, lamentosa, polemica, gente che sembra contenta di essere infelice. Sapete a me quante me ne vengono in mente, non potete immaginare. Allora mi sono chiesto e se essere infelici fosse normale. Ma poi cos'è la normalità? C'è qualcuno più normale o più diverso? E rispetto a chi? La verità è che la vita è fatta di up e di down. Siamo tutti up quando le cose vanno come vogliamo, siamo tutti down quando invece non rispettano le nostre aspettative. La cosa curiosa è che essere up... È la condizione che caratterizza maggiormente le persone che hanno la sindrome di Down. Hanno il potere inconsapevole non solo di compiere l'impossibile, ma anche di insegnarti a fare altrettanto. Io ho capito come essere felice stando con persone con la sindrome di Down. Ve lo racconto in questo libro in modo che anche voi possiate impararlo. È un po' l'introduzione. Al suo testo. Facciamo qualche riflessione. Già abbiamo detto che siamo di fronte a una sindrome, questo cromosoma in più, o addirittura un pezzettino del cromosoma 21 in più. Poi ci sono, ma non, non voglio fare un discorso scientifico, no? Mosaicismo, dove appunto eh, la trisonomia ha solo una parte delle cellule in base ma non, non mi interessa. Diciamo che ci sono delle qualità invece. È vero che c'è un ritardo del funzionamento intellettivo che può arrivare a, a vertici importanti, però più lentamente di quanto arriva negli altri bambini. Ma è altresì vero che le prestazioni... Chiamate visuo spaziali, sono superiori al punteggio generale di questi test. Così come appare superiore alla memoria visiva, mentre sappiamo che le, insisto su questo, tendenzialmente inferiori. Possiamo definire delle caratteristiche comportamentali. Diciamo che se la nostra... Vedete, non c'è disabile dove ci siano di più handicap di riporto. Cosa significa handicap di riporto? L'abbiamo già visto. Non disabilità o disfunzioni proprie di una sindrome, ma disabilità, disfunzioni che nascono dalla nostra risposta alla sindrome. E stranamente in questi soggetti ci sono più limiti di riporto che sono nati da, dalla nostra risposta, che pure abbiamo detto rispetto a questi, a questi soggetti è la più benevola in relazione a altre forme di disabilità. Aiutato da un testo della Erickson, eh, c'è una specie di piccolo decalogo, eh, di dichiarazione di, di consapevolezza. E questo gruppo di ragazzi dice prima di tutto siamo persone. La prima affermazione, il primo comandamento. Che non puoi ignorare. Cioè non sono. Down sono Angelo, Paolo, Mattia, Anna, Maria, Lucia, sono persone, e attenti bene, diverse l'una dall'altra. Noi invece tendiamo a malamente, ma a uniformarle. Invece ognuna ha la sua spiccata individualità. Non sempre ne teniamo conto. Questa è la ragione, per, proprio per sottolineare la centralità, l'unicità di questi soggetti, che ci proibisce di dire i down, il down. Seconda dichiarazione. Non siamo tutti uguali. Vuol dire che si sono sentiti in qualche modo omologati e aggiungono e assomigliamo a mamma e papà la frase che la mamma di Daphne dice a dare, al papà non senti l'odore è il nostro odore pensate che c'è una fondazione spagnola credo in a Barcellona i genitori sequenza per sequenza prima di girare e veniva lasciata anche a una certa libertà nelle battute. Ma questo io ti calcolo cosa significa? Significa quello che abbiamo appena sentito. Siamo più lenti, possiamo imparare molto, soprattutto sugli umani, cioè il sapere di, di umanità. E anche qua mi chiedo, ci chiedo, noi abbiamo veramente un sapere sugli umani. Io non ho mai conosciuto un bambino down, portatore della sindrome, scusatemi, che non avesse dei talenti. A volte era la poesia, per esempio a volte il disegno, a volte la mimica, la capacità di, di fare il mimo. Questo quasi ci obbliga a individuare questi talenti e a trovare il modo migliore perché fioriscano. Ancora dichiarano in questa specie di piccolo decali, decalogo. Ridiamo. Piangiamo, siamo felici e ci arrabbiamo anche. Loro parlano, per esempio, spesso e quando gli viene proibito, anche se non dovrebbero forse farlo in pubblico, quando gli viene proibito si arrabbiano moltissimo. Parlano molto con se stessi, ad alta voce. E le famiglie spesso. Eh, si preoccupano, Ma invece, questo parlare con se stessi ad alta voce è più che normale e allora è sempre utile. Intanto svolge un importante ruolo sullo sviluppo cognitivo e sulla consapevolezza della loro condizione. Ma gli aiuta e, e se sono accorti che se lo fanno ad alta voce l'aiuto arriva in maniera più consistente, gli aiuta a coordinare pensieri ed azioni, gli aiuta a riconoscere le loro emozioni e le emozioni di chi sta intorno, gli aiuta questo parlare ad alta voce, di solito si usa un termine inglese che io appositamente non uso, per elaborare la propria esperienza, come l'esame di coscienza serale, che chi lo fa ancora lo fa in silenzio ovviamente. Ma loro hanno bisogno, viene da una specie di pulsione a raccontarsi. E ancora. L'ultima loro dichiarazione in questa specie di, vi detto, abbiamo chiamato Piccolo Decalogo, anche noi diventiamo autonomi, che è una rivendicazione di libertà. Possiamo vivere da soli? Innamorarci, fare famiglia. Se mi chiedete, qual è la qualità che io trovo, più, potrei dirvi inquietante perché questa qualità è la sincerità stiamo parlando di persone abbiamo detto che hanno il più facile accesso alla felicità ma che hanno anche forse la sincerità più profonda che noi si possa incontrare tra gli umani ed è una sincerità così autentica che a volte li porta a essere crudeli, ruvidi. Come abbiamo visto nel film, Daphne, lo ecco il babbo, spesso gli lancia frecciate maligne, perché nella loro capacità di conoscere l'altro sono capaci subito di cogliere i punti deboli dell'altro, di portarli alla luce. non per cattiveria, eh, ma per quella ricerca che in loro è un po' costituzionale, di un rapporto dove non c'è posto per la finzione. Nelle persone con la sindrome di Down non c'è finzione, mai. Qualche volta c'è compiacimento, ma non, non è una finzione. Non c'è mai artificio. È una sincerità che certo, come vi ho detto, può anche dar vita a scatti rabbiosi, a ostinazioni insistenti, a testardaggini che qualche volta troviamo insopportabili. Ma poi cosa c'è nel fondo? C'è una dolcezza prima di compromessi. E se voi siete capaci di cogliere, mi commuovo un po', ma sono così dentro questa materia siamo capaci di cogliere questa dolcezza ci ruba gli occhi letteralmente quando la vediamo ed è una dolcezza che si espande in molte inquadrature del film che si coglie in tanti dialoghi la dolcezza che tantissime volte pensate si fa grazia addirittura io l'ho vista farsi eleganza e che vediamo oggi una dolcezza che resiste anche in questi nostri tempi, dove la crudeltà della vita ci appare in maniera più insistita e anche più, più ignorante. Questo è quello che mi sentivo di dirvi su questa sindrome, trascurando gli aspetti tecnici, scientifici, medici, eh, sono anche soggetti più fragili. Sapete che una volta un portatore di questa sindrome, arrivava, se arrivava a 40 anni era un successo, oggi supera abbondantemente i 60. Perché le malattie che spesso si associano alla sindrome oggi sono, spesso per esempio a malattia cardiaca. Veniamo al film. Brevemente, eh? non voglio, anche perché il film si presenta, è un film, cercavo un aggettivo, no, ne ho passati, ce ne sono tanti che vanno bene. Ma a me l'aggettivo che alla fine mi ha convinto di più è è un film umile. Certo, un piccolo film, no? Ma è un, soprattutto un film umile. C'è una frase di Sant'Agostino che dice l'umiltà vince la superbia. Ecco, questo è un film umile. Vediamo cosa dice il regista. Il regista si chiama, è quasi cinquantenne eh, Federico Bondi, è un regista parlando di cinema narrativo ovviamente, di cinema di finzione, estremamente parco. Il suo primo film è del 2009, è un bel film, che è andato un po', penso, dimenticato, trascurato, un film che si chiama Mare Nero. Ed è fin con Ilaria Occhini, un'attrice che aveva lavorato soprattutto in televisione, negli sceneggiati, qui ormai è anziana, ed è la storia del rapporto tra questa anziana signora, lei ha vinto poi il premio per la migliore interpretazione femminile, con la sua badante rumena, alla fine anche loro faranno un viaggio e questo viaggio va verso la Romania. Mare Nero, Daphne 2019 e infine Super Luna, il suo ultimo film è del 2023 ma è uscito a maggio del 24, quindi pochi mesi fa, che avrebbe potuto chiamarsi dal nome della bambina di dieci anni che ne è la protagonista, Viola, e avrebbe potuto come titolato Daphne titolare questo Superluna, titolo che non trovo tanto felice, avrebbe potuto titolarlo Viola. È la storia di una bambina che sopravvive a un terremoto. Un terremoto che fa, non fa vittime, ma spinge le famiglie a diventare quasi profughe, a uscire dalle case, a vivere in uno stato di semiabbandono anche dalle istituzioni. Ha fatto solo questi tre lungometraggi. Ha invece un'esperienza notevole di documentarista, anzi, ha fatto prevalentemente il documentarista. Io, tra i suoi documentari, ve ne ricordo uno che mi sembra quasi eccezionale, perché poi è, fatto coi, è girato con i bambini. Il film si chiama Educazione affettiva, è del 2015, e racconta una quinta elementare con il senso di saturazione dato da cinque anni di elementari, ma con tutte le attese per il nuovo ciclo, per la nuova scuola. È un film, secondo me, straordinario. Cosa dichiara su Daphne? Non è un film sulla sindrome di Down è la prima cosa che il regista ha dichiarato, non è un film sulla diversità, non sull'inclusione, meno male, è un film che parla dei nostri limiti e delle nostre risorse. E già qua non tira una linea che divida i portatori di questa sindrome da noi, dice, è un film che parla dei nostri limiti e delle nostre risorse. Insiste su questa cosa e dice in un'altra intervista: è un film che parla di tutti noi, delle nostre risorse, del bisogno e della capacità che abbiamo di ricominciare. Questo un po' potrebbe stupirci. In fondo, è un film sulla quotidianità. Noi sappiamo che i film che raccontano il quotidiano non hanno mai un alto indice di gradimento. No? Ed è un film che si muove sulla linea rischiosissima della commedia drammatica, perché come il film che abbiamo visto la volta scorsa, ha ah, momenti che rimandano alla commedia, dove escono i sentimenti, gli affetti, altri che rimandano al dramma, morte della madre. il rapporto col padre che non è un rapporto facile e riesce quel film a muoversi su questa, questo filo in maniera molto sapiente direi che riesce quasi sempre a mantenersi lontano dai dai vezzi del cinema d'autore il cinema d'autore ha le sue presun è presuntuoso anche no? qui c'è un c'è uno che ha il record, si chiama Sorrentino, ha il record della presunzione del cinema d'autore. Ma che, a differenza di altri film sulla disabilità, evita, lasciatemi usare questa espressione, ogni scorciatoia ruffiana, poputannesca. Un film po che è nato per caso. Federico era in macchina in mezzo a un traffico insopportabile e vede eh, fermi alla fermata dell'autobus un padre anziano insieme a una figlia affetta dalla sindrome di Down. E come spesso accade quando un soggetto ti lavora in testa, perché è così che nasce un soggetto, no? faccio una finestra vedo un signore che mi pare insolito vestito in maniera stramba basta che comincio a chiedermi chi è, dove va, chi può essere sono al ristorante vedo una coppia stravagante e mi chiedo ma chi sono se sono malizioso mi chiedo ma come faranno l'amore qui due e lui ha cominciato a chiedersi come poteva essere la loro vita, come faceva questo padre anziano a gestire questa ragazzina. E dice è che lì gli è nato la voglia e il desiderio di costruirci intorno a una storia, perché persi così in mezzo al traffico, i soli ad aspettare un autobus, gli sembravano due superstiti. E dice: Ho voluto raccontare la storia di due superstiti che si riconoscono e capiscono di non essere per nulla superstiti. Diciamo che lo avete visto, no? Non ci sono assistenti sociali da sbeffeggiare, colleghi di lavoro crudeli. Bondi ignora del tutto esigenze sociali non vuole fare un film sociale alla fine però pur raccontando una storia estremamente privata, esistenziale quando un film ha come titolo un nome o un nome e cognome è chiaramente un film sull'esistere sull'esserci che nunc, qui e ora in questo senso è un titolo impegnativo perché dichiara già una riflessione sull'esistere. Eppure, se noi guardiamo attentamente il film, vediamo che riesce il regista a mettere in scena un'altra Italia, che ha un'altra velocità rispetto ai pensieri, alle mode dominanti. Un paese in cui ogni singolarità viene accettata, valorizzata nella sua unicità, lontana da stereotipi che al cinema potrebbero persino essere vincenti al botteghino. Guardate che questo lo fa quasi un film politico, perché ci lascia intuire un'altra polis un altro modo di essere, di stare. Quindi un film del genere che tende di solito ad essere sociale, rivela invece, seppur sfumata, una sua natura politica. Poi c'è un altro aspetto, anche rispetto ai film che abbiamo visto. In Daphne vediamo la storia di una persona con disabilità, che non è raccontata come qualcuno da aiutare, come alcuni film che abbiamo visto, ma come qualcuno che non solo è autonomo e vive la sua condizione felicemente, lo ripeto apposta questo avverbio, ma che addirittura... È in grado di aiutare gli altri. Cosa dice al padre? Daphne, puoi contare sempre su di me, diventerò la tua ancora di salvezza. E con quale serietà lo dice? E con quale sicurezza lo dice? E questo preoccuparsi per la salute del padre che cade in depressione, no? E anche in una depressione pesante. Chiude il negozio, lascia il lavoro. Vedremo un'inquadratura quando va per riaprire il negozio, che poi chiuderà tra poco, che però ci dice che forse quel negozio non andrà avanti. È lei che si preoccupa per la sua salute. È un ribaltamento, eh! Rispetto a FIM sulla disabilità che invece si preoccupano semplicemente di solidarizzare col disabile. È qui che vediamo la delicatezza della scrittura della registica. Del resto, guardate come ha, come ha scelto, ha utilizzato la grammatica del cinema riuscendo tra l'altro a non trasformare mai, io l'ho cercato ma non l'ho visto, una, una sequenza in intrattenimento. Il film più famoso su soggetti portatori della sindrome di Down è l'ottavo giorno, film famoso, pluripremiato, ma è un film spettacolare dove c'è un portatore di questa sindrome quasi non credibile, anche se l'attore è convincente, se l'uomo che si trasforma con l'amicizia con questo soggetto, Daniela Daniel Hauteil, nel film. Ben interpretato, belli gli effetti speciali, tutto quello che volete, ma quanto siamo lontani dalla verità che trascorre in Daphne. Trascorre anche troppo, e poi vedremo perché, fino... e guardiamo le scelte grammaticali. Macchina a mano, lunghi piani sequenza, rifiuto di fatto dei primi piani, sono pochissimi, Sapete che il primo piano è una stilizzazione. Se poi ci fai la intorno come i primi piani di tanto cinema americano con i divi è una super stilizzazione. No, lui ha sostituito il primo piano con i mezzi primi piani, che ci danno di più la verità del personaggio. Le inquadrature. Sono costruite in modo da accompagnare i personaggi senza invadere gli spazi che i personaggi attraversano, con un equilibrio tra personaggio e sfondo. Quindi ci sono delle scelte grammaticali e stilistiche che garantiscono la qualità del testo. storia che conoscete, no? Daphne è, è nata con, con, con un troppo materiale genetico potremmo dire, ma ci appare nel film una donna come tante, un lavoro che ama, basta vedere la gioia con cui torna al lavoro e quanto la faccia felice l'accoglienza dei colleghi che la Il luogo dove lei lavora è, è il luogo dove lavora l'attrice del film, Carolina, l'ipercop di Lugo di Romagna, tanto per darvi il luogo, uno degli spazi, uno degli spazi del racconto. Mi piace anche fare piccoli feiti, guardate come fa la civettuola con i due della Guardia Forestale. E ha come avviene nella normalità, un rapporto complicato col padre. L'attacco è estivo, eh? pensate un po'. È lo spazio della vacanza, i film iniziano in un campeggio. E ne è nel campeggio che scatta la funzione dell'allontanamento, se pensiamo alle strutture della fiaba. La madre muore. Avete visto come non vediamo la morte della madre? Anche qui non c'è speculazione. La madre ritarda è andata in a ritirare, credo, io, se ricordo bene, i panni in lavanderia. Il padre dice, ma come mai mamma tarda? Lei va a vedere, stacco, poi campo lunghissimo, Daphne riconoscibile ma là in fondo di questo campo lunghissimo e aiuto, aiuto. Così è raccontata la morte della madre. E anche all'ospedale è fuori campo. Lei è andata alla macchinetta per bere qualcosa, il papà la chiama. E poi stacco, anche qui lei è nella toilette che piange. E mentre il padre è chiuso quasi, è diventato quasi mutasico a prefigurare la depressione nella quale cadrà, lei si lascia travolgere dal dolore e dalla tempesta emotiva che il dolore implica. Ma l'accetta. Vive consapevolmente questa condizione. L'infermiera può dargli la pillola, no? E cosa gli risponde Daphne? Se la prenda lei la pasticca per non piangere. Io voglio piangere. Noi oggi prendiamo una pillola per tutto, ahimè, spesso anche per funzioni consuete, dormire, fare l'amore, ma non voglio essere troppo malizioso. Lei non ha bisogno di nulla, perché ha gli altri, è in rapporto con gli altri. Vedete come c'entriamo noi con la disabilità, succidenti. E lei sa che ha bisogno degli altri. Non è un caso. Lei, prima di diventare attrice, poi non credo che abbia fatto più nulla dopo Daphne, ma non aveva nemmeno un particolare interesse, aveva scritto due libri. Il primo era intitolato Questa è la mia vita, il secondo era intitolato incontrarsi e conoscersi, bisogno dell'altro, centralità della relazione, sottotitolo, ecco il mondo di Carolina, ed è il secondo libro che ha scritto. Ne ha scritto un terzo, ne sta scrivendo un terzo che è sulla sua esperienza di attrice, diciamo. Importante quello che stiamo dicendo sul film e ci fa uscire necessariamente dal film. Eh? Io mi rendo conto che per molti spettatori, chiamiamoli del weekend, magari c'è stata fatica a vedere un film che racconta la quotidianità, in più la quotidianità di un disabile, seppure abbiamo detto quello più accolto. Ma questo spettatore poi, anche, anche questo spettatore, si alza no, nell'ultima nell parte del film, perché si trova dentro quello che abbiamo definito la figura della, della narrazione cinematografica più frequente, più alta, con maggior valenza simbolica, cioè il topos del viaggio, la figura del viaggio. Perché il film come un viaggio finisce. Che in qualche modo è un viaggio alle origini, no? È un viaggio alla tomba della madre, ma è un viaggio alla casa antica. E questo viaggio rafforza in maniera forte la struttura del film. Gli dà una potenza che l'umiltà, ovviamente, mascherava. Dobbiamo però chiudere dicendo qualcosa su questa ragazza perché tutti quelli che hanno scritto del film hanno detto che la forza di questo film è la sua attrice è questa Carolina Raspanti io devo dirvi ma magari qualcuno di voi non sarà d'accordo che è vero ma è anche il limite del film perché lei finisce per mangiare il personaggio, diventa straripante. Adesso, senza far paragoni, è quello che accade al secondo film di Pasolini, No, Mamma Roma, che è un film straordinario, che visto oggi ha un'attualità incredibile, forse addirittura si presenta nuovo. Però è un film che ha un limite enorme, che è Anna Magnani, che si mangia Mamma Roma, che si mangia il personaggio della madre, che in Pasolini era la maternità incarnata, ma lei è così brava che divora in qualche modo il suo personaggio. Secondo me questo, limite, questo è il limite vero di Daphne. Ciò che ne fa la forza ne segna però anche il limite. Poi è indubbio che è riuscita a dare verità, vita, consistenza a questa ragazza che forse non è più Daphne ma è Carolina, ma a questo punto poco ci importa. Guardate che è bravissima a comunicare, sia il suo, posso dire, beh, quasi il suo carisma mi viene da dire, perdonatemi se uso un termine preso dal mondo sacrale, ma è brava anche a raccontare i suoi lati fastidiosi. E Alla fine ne esce comunque un ritratto di donna, ecco perché vi ho detto a questo punto forse non importa più se è Daphne o è Carolina, è un ritratto di donna davvero ricco e complesso se poi teniamo conto che questa non ha letto la sceneggiatura che è stata rispettata, ma che il regista ha dovuto adattare di volta in volta. Lui ha avuto la capacità di fronte a sto Sto prorompere di Carolina di non guidarla cioè equivale a dire di non mortificarla ma di accompagnarla diventando un pedagogo ideale permettendo che progressivamente viene in luce tutta la complessità e al contempo nello stesso tempo la linearità dell'esistenza, questo è ciò che mi ha stupito di più. Fate una riflessione: le nostre esistenze, la mia, la vostra, l'esistenza di tutti, la possiamo definire lineare. O è più tortuosa, c'ha più angolazioni dentro, c'ha dei buchi, poi avrà dei picchi anche, certo. La FE finisce per essere la storia quasi di un superamento della normalità, altro che disabilità, della volgare normalità. È la storia di una volontà ottimista nonostante tutto, nella capacità di superare le difficoltà. I limiti. Il regista dichiara per chiudere con, con la dichiarazione del regista di nuovo: dice: Il mio scopo è quello di invitare lo spettatore a lasciarsi alle spalle i rigidi atteggiamenti di pregiudizio, paura, in certi casi orrore, più spesso compassione. Nei confronti di coloro che definiamo diversi, qui dobbiamo ricordare la massima di Bateson, che vi leggevo la volta scorsa, no? Quando questo antropologo, etologo eh, importante, diceva: La saggezza è saper stare con la differenza. Vi ricordate, senza voler eliminare la differenza, mi viene da aggiungere. E il resto è amore. Andiamo a vedere le inquadrature che ho scelto. Questa è l'entrata, è la prima inquadratura del film. Daphne, sono in campeggio, abbiamo detto, in vacanza. Daphne è a spasso con la mamma, la mamma la chiama, lei risponde un momento e va verso la mamma. È bello che il regista l'abbia raccontata, intanto al centro dell'inquadratura, ovviamente. Vedete che non è un primo piano. Un regista giapponese avrebbe fatto il primo piano. Anche un regista americano, due primi piani non congrui l'uno con l'altro. Invece il nostro regista fa un mezzo primo piano, esattamente così. E lei guarda in terra, no, sta finendo, guarda dentro di sé. Quello che il regista, è, o meglio, l'inquadratura suggerisce, su uno sfondo un po' rarefatto, è un atteggiamento di pensosità di riflessione, già con una sola inquadratura spazza via. Chi penserà mai che un bambino o una ragazza con la sindrome di Down riflette, pensa, si guarda dentro, ha una vita interiore, se ancora sappiamo cosa significa vita interiore. Questa è la prima inquadratura. Quante cose ci dice. Andiamo avanti. Seconda inquadratura, la mamma. La mamma con la quale lei è in simbiosi ancora. La morte della mamma, per Daphne, è anche una spinta, anche se lei è già nel momento in cui inizia la storia, è già realizzata, no? già lavora. Ha una sua felicità in casa, le cose non vanno benissimo perché abbiamo detto il rapporto col papà non è chiaro, non è limpido. Scusate, la mamma, qua se la guardate bene, il regista la sposta per mantenere la centralità, perché l'ha spostata sulla destra? Per farci capire che Daphne, che in questo momento è fuori campo, sta ancora al centro della inquadratura e la madre lo guarda la guarda e nel suo sguardo c'è tenerezza e preoccupazione insieme non è lontana dalla madonna del mantegna da cui siamo partiti andiamo avanti terza inquadratura sono 12 o 13 se ricordo bene qui c'è un tipico atteggiamento della presunzione del ragazzo ma soprattutto della ragazzina con la sindrome di Down dopo si prenderanno sotto braccio sarà la mamma che per prima gli mette la mano sulla spalla, poi lei eh, circonda la mamma con, con il suo braccio ma qui va avanti. e ormai è sicura di sé e li vediamo di spalle di solito lo vedremo in un'altra inquadratura, quindi il discorso lo facciamo dopo. Andiamo avanti ancora. Il bosco. Madre figlia, certo che può essere un rimando alla fiaba, perché tra l'altro scatterà la prima funzione del racconto fiabesco di lì a poco. La madre muore, quella funzione che si chiama allontanamento, quella che mette in movimento il racconto fiabesco. Quindi il bosco, eh, se pensiamo al rapporto con la fiaba, ci dice che è un racconto che avrà un, un lieto fine. La fiaba è dominata dal pensiero ottativo, che ogni cosa va verso la, il pensiero ottativo, è quel pensiero che dice che ogni cosa, nonostante tutto, qualsiasi cosa accada, va verso il suo compimento, va verso la sua pienezza, va verso la sua fecondità. Ma qui il bosco è anche un rimando ancora al dentro, al dentro che è di ogni figura materna. Che può fare un figlio o quindici, ma se li porta sempre dentro. Cosa bellissima, cosa pericolosissima. Qui il rimando, a mio avviso, più che alla fiaba, è... A questo dentro, però possiamo dire che l'immagine è più buia, poi vanno avanti, la inquadratura successiva è ancora più buia e quindi è un preannuncio della morte della madre. Anche qui vedete come una sola inquadratura ci permette di fare molteplici osservazioni. Andiamo avanti. Questa è l'entrata in scena del padre. Che viene collocato sulla destra, ma c'è una specie di, vedete, la fascia nera, il rettangolo nero verticale, che separa il padre che sta nella penombra, nel chiaroscuro, e probabilmente con una sua sofferenza, la luce gli chiarisce un po' la fronte, ma per il resto quasi non lo vediamo in voi. Però c'è quel caravaggesco drappo rosso dietro che indica. Poi sappiamo che non l'ha accettata, che forse si porta all'inizio non l'ha accettata, si porta dentro questo senso di colpa. Ma soprattutto dall'inquadratura intuiamo che è isolato rispetto a Daphne, in luce è la camera di Daphne. È quel, è quel rettangolo. Eh, che separa il padre quasi al buio, dice della difficile comunicazione tra padre e figlio. Anche qua una sola inquadratura che ci dice tante cose sul, sul padre, sulla sua condizione, tante cose del suo rapporto con Daphne, che non è nell'inquadratura. Notate come alla fine c'è una divisione dello schermo in quattro parti parte destra dove ci colpisce il drappo rosso, il nero del rettangolo, la luce della cameretta di Daphne, di nuovo il nero. È un'inquadratura che dobbiamo definire com molto composta, molto costruita. Andiamo avanti. Questo è uno dei pochi primi piani di Daphne. E quando vediamo questo primo piano? Quando è in macchina, mamma è morta e piange, dopo averlo pianto al chiuso della toilette del bagno, e piange, se è chiuso in macchina poi salirà un'amica, piange e esprime tutto il suo dolore. Non rinuncia al suo dolore, ma ha bisogno di esprimerlo. La violenza più grande che si può fare a una persona con la sindrome... Di Down, è impedirgli o soffocare o non ascoltare la sua espressione, perché vuol dire rinunciare a capirlo. In questo caso, il regista la sposta leggermente verso sinistra, oltre a chiuderla dentro la macchina, quasi rispettando. Fa primo piano perché deve, deve sottolineare l'intensità di questo dolore. Gli occhi sono chiusi, è tutta raggrumata dentro di sé. Andiamo avanti. Questo è il momento dove arriva a, alla casa a vita. E dove il momento in cui lei appare più debole, più fragile, uno dei pochi momenti, perché di solito la vediamo anche nel dolore, con una sua forza. Qua però il regista vuole sottolineare che ha comunque una sua fragilità, che equivale a dire ha tutta la sua umanità. E come si può rendere al cinema questa immagine di fragilità? Il down, il soggetto down, lo sapete, è più piccolo di solito, non ha un'altezza importante. Qui questa piccolezza viene sottolineata dall'angolazione dall'alto e noi leggiamo la sua fragilità. Il problema è che l'angolazione dall'alto, secondo me, impedisce la commozione che avrebbe prodotto un primo piano o una macchina da presa più vicina. E qui il regista trova la giusta distanza, lasciandola però al centro dell'inquadratura e in qualche modo sovrainquadrata dalla porta semi chiusa. Andiamo avanti ancora e vediamo... Là, è... Prima della elaborazione del lutto, perché Daphne, qui è il momento in cui si arriva alla casa, alla fine del viaggio e c'è il superamento del lutto. Daphne è diventata magistravite, maestra di vita. E cosa fa il regista? Oltre a far di paradiso inquadrature, scusate l'espressione che è impropria. Come se Daphne fosse salita dei cieli come la mamma. La inquadra dal basso. E inquadrare dal basso vuol dire sottolineare la potenza del personaggio. O la follia, ma in questo caso noi sappiamo che è. Perché lei ha chiuso il suo percorso, quindi non c'è più nessuna angolazione dall'alto. Ma va inquadrata la situazione è la stessa, siamo sempre in quella casa, ma va inquadrata dal basso. In più il regista forse esagera creando questo effetto paradisiaco, questo effetto flu, forse è l'unico peccato manierista che fa il buon Federico Bondi. Però anche questo andava notato secondo me. Andiamo avanti. Siamo alla fine, credo. Questo è il funerale. Per la, la inquadratura che abbiamo visto dell'ultimo del ritorno finale a casa ovviamente viene dopo. L'ho messa però eh, accanto a quella all'angolazione dall'alto perché volevo farvi vedere eh, l'opposizione tra il momento più basso di Daphne e il momento più alto, che è quello che chiude il viaggio finale. Questo è il funerale, a me ricorda un disegno che vi ho fatto vedere tante volte anche a voi o ad alcuni di voi, fatto da un bambino. E guardate come il regista sceglie il campo lunghissimo, perché arriviamo alla linea dell'orizzonte. Anche questa è una forma di pudore. Ma è anche il fatto che possiamo dirci partecipe del dolore degli altri ma è difficile condividerlo, è difficile avvicinarsi bene in questo momento e quindi lui sceglie questa distanza, che è rispetto, eh? non è chiaramente eh, disinteresse, è rispetto della dimensione del dolore. E qui il funerale, questo corteo che attraversa la campagna, Faccio notare che l'inquadratura ha una figurazione orizzontale, l'orizzontalità della strada, l'orizzontalità, seppur un po' curva, dei monti che confinano col cielo. E sapete che la figurazione orizzontale è quella che viene percepita in maniera più benefica. Quindi il regista, a un momento drammatico della storia, ha voluto però dare una figurazione non inquietante, ma tranquillizzante, come a dirci che anche questa morte produrrà qualcosa, il pensiero ottativo di cui parlavamo prima. Andiamo avanti. Ecco, questo è il momento in cui il papà eh, torna al lavoro, c'è è chiuso per ferie perché erano in vacanza, abbiamo detto, e qui lo specchio è spezzato da questa linea diagonale, che ci dice che, beh, guardate, il padre sulla destra quasi si appoggia al muro, non ha quasi intenzione di aprirlo, quel negozio che chiuderà subito dopo. Lei guarda verso il padre. Quella linea che spacca lo specchio anticipa ovviamente la chiusura del negozio. Dice che qualcosa è finito e eh? lo specchio è rotto. Il padre fa il corniciaio. Eh? Che al cinema non è una professione felice, è una professione che si accompagna spessissimo al disagio. Un esempio su tutti: il corniciaio dell'amico americano di Wim Benders. Andiamo avanti, siamo alla fine e questo è un momento critico. Il padre ormai è caduto in depressione, la sua immagine svanisce anche dallo specchio. Noi l'abbiamo vista svanire nella sua entrata in scena, qua davanti allo specchio dovrebbe doppiarsi viene data in questa inquadratura la foto del tempo felice per lui e lui non solo non riesce a, non può nemmeno guardarsi, vedersi nello specchio, perché è penitenziale, è a capochino, è una bella inquadratura, questa è una delle più belle del, del film, ma è un'inquadratura dolorosa, è un'inquadratura del dolore, un personaggio che è spesso legato. Lui è un attore che ha lavorato molto in teatro e ha fatto poi una parte in Novecento di, di Bertolucci, credo che sia la sua prestazione più, più famosa, non mi, non mi ricordo il nome, non chiedete. Andiamo avanti. Ecco, qua sono arrivati alla casa, c'è già un primo avvicinamento, sono raccontati però di spalle, di solito un'inquadratura del genere eh, descrive una sconfitta, soprattutto se è l'inquadratura finale però di un film, qui non siamo ancora, siamo nel sottofinale. I due personaggi forse stanno riflettendo su quanto questo viaggio ha cominciato ad avvicinarli, a comporre, quanto la morte della madre, cioè la mancanza, il vuoto sta diventando pieno. Quanto il loro sì comincia a lievitare, ma ancora non possono essere vicini. Ognuno deve fare il suo piccolo tragitto. Vi ripeto, se questa inquadratura fosse la fine del film, sarebbe la dichiarazione di una sconfitta. Questi due personaggi non si uniranno mai. Penso al finale di Lato di Bambini di Amelio, i due bambini ripresi di spalle, anche se c'è il gesto di pietà della sorellina che gli mette la giacca sulle spalle. O il fuori inverso da eh. memoria non sempre mi è fedele. Andiamo avanti, siamo alla fine. Questo è ovviamente il dettaglio, non è l'ultima inquadratura del film, siamo ormai alla fine del film, l'ultima inquadratura del film che dura 12 secondi, dopo una serie di inquadrature campo contro campo, il papà che guarda lei, lei che guarda il papà, il sorriso che progredisce, lo sguardo che si fa sempre più intenso e più amoroso, campo contro campo. E poi l'immagine quasi si fissa e l'ultima inquadratura invece ci mostra il papà che guarda amorosamente Daphne, un'inquadratura un ravvicinata, un campo medio molto ravvicinato, quasi una mezza, un mezzo primo piano, 12 secondi dura, è l'ultima inquadratura, questa però è l'inquadratura chiave, noi ci siamo ritrovati e che cosa ci fa ritrovare? Che cosa ci unisce il respiro della mamma, che sta dentro questo palloncino, Ed è bello, nel momento in cui glielo dà, gli si raccomanda anche che il padre non faccia un disastro. Ed è sicuramente l'intuizione più felice, più poetica, quella di questo palloncino verde che contiene il respiro della mamma. E che permette a Daphne di dire: la mamma è viva. E ci ha generato un'altra volta. Chiudo qua.